Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nel canale video dedicato al caso Nadal e poi parleremo anche delle due semifinali giocate ieri per quanto riguarda il tabellone femminile. Prima di tutto questo, l'invito è come al solito a mettere like al video e a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella per avere in tempo reale le notifiche dei video. Allora, caso Nadal si ritira da Wimbledon, si ritira per uno strappo, questa volta effettivo, di 7 mm agli adduttori. Si può dire poco, nel senso che, come vedete, quando il problema esiste ed è un problema serio, a tennis non si gioca. Io ve lo dicevo in svariati video, finché chiunque fi fa dice di essere infortunato ma porta a termine vittoriosamente o meno una partita, vuol dire che il problema esiste, ma è un problema che viene ingigantito, perché se il problema è serio ci si ferma o non si gioca. Il tennis non è uno sport con cui puoi dire vabbè, provo a giocare mezz'ora, perché non sai quanto durerà una partita di tennis. Una partita di tennis può durare un'ora e mezzo come può durare 4 ore. Quindi se la affronti in una situazione in cui il tuo fisico non è in grado di sostenere lo sforzo, o vieni massacrato e vai lì e perdi 6-1, 6-0, 6-0 ed è inutile che tu vada, oppure se la porti in fondo, poi la puoi vincere, la puoi perdere. Nadal è andato a vincere contro Fritz al tie break del quinto set, al super tie break. Il super tie break poteva finire in ogni modo, ma già essere arrivati 6 pari al quinto set vuol dire che in quel momento, vuoi per a caldo le cose si sentono sicuramente sempre meno rispetto ad averci dormito sopra. Vuoi per determinate cure che ha preso giustamente tra la fine del quarto e l'inizio del quinto set, cosa che io continuo a dichiarare non giuste, nel senso che se stai male ti ritiri e non vai in bagno, ti fai una puntura e torni in campo che riesci a battere uno sapendo poi, cioè non sapendo, perché Nadal ovviamente non sapeva di non poter giocare. Però poi falsando il torneo dopo, perché poi non fai la semifinale, è chiaro che quando sei lì tiri a vincere. Chi dice che Nadal doveva perdere per far spazio a Fritz dice una corbelleria. Nadal ha fatto bene a vincere, il problema è che poi l'infortunio di Nadal gli ha impedito di giocare la semifinale. E questo è un infortunio serio. Ma gli infortuni seri ti obbligano a non giocare le partite, non a finirle zoppicando o a finirle dicendo che io non muovo il piede. Se finisci una partita, che tu la vinca o che tu la perda, vuol dire che sei in grado di giocare. Altrimenti non lo sei e non giochi. Berrettini agli Australian Open negli ottavi si è ritirato per lo stesso problema di Nadal. Vuol dire che se hai quel problema, la partita non la puoi giocare. Djokovic, che vince il torneo avendo lo stesso problema di Nadal e di Berrettini, almeno a detta di Djokovic, non aveva lo stesso problema di Nadal e di Berrettini. Altrimenti anche lui si sarebbe dovuto fermare e non avrebbe vinto gli Australian Open. Io quando dico che ingigantiscono gli infortuni, dico questo. Perché l'infortunio, se è serio nel tennis, che è uno sport individuale dove non hai tanto tanto nel doppio, che uno dice, gioco al 50%, spero che il mio compagno giochi al 150% e si vince la partita, perché il mio 50 più il 150 del mio compagno fanno sì che si arrivi a giocare la partita normale. Nel singolare, se hai un problema fisico, non hai scampo. Gaudenzi nella finale di Coppa Davis, quando gli saltò la spalla, dovette abbandonare. Non ci fu versi, non ci fu possibilità di dire finiamola perché in qualche modo la finisco. Se hai un problema serio, il tennis non è il calcio, che se hai un problema serio puoi
pensare di avere uno sparo e fare gol e poi essere sostituito. Il tennis è un gioco che ti tiene in campo 4 ore in uno slam, 3 ore, 4. Non puoi assolutamente giocare se hai un problema fisico serio. Poi puoi avere, come probabilmente è successo a Nadal, un problema fisico che ti permette di giocare, che durante la partita diventa un problema serio e ti fa, magari grazie a qualche espediente medico regolare, ti fa finire quella partita che te potevi finire e non ti fa giocare la partita successiva. Cioè, io questo è quello che voglio dire. Io quando dico ingigantiscono è perché in quel momento sono in grado di giocare. Nadal a Parigi aveva un problema a un piede, ma non aveva un problema a un piede che gli impediva di giocare. Perché, come vedete, quando c'è un problema che ti impedisce di giocare, si sta a casa e si rinuncia, come è successo a Sinner, come è successo a Berrettini, si rinuncia a giocare anche una semifinale di uno slam. Perché semplicemente non ce la fai. Se giochi i tornei e li vinci, sull'entità del tuo problema fisico è giusto avere dei dubbi. È giusto avere dei dubbi perché, come vedete, chiunque abbia un problema fisico serio, lo ripeto ancora per la terza, quarta, quinta volta, non arriva in fondo a giocare una partita. È una regola matematica, è una regola che vale per il peggior giocatore di circolo che gioca a un livello, ma che gioca con gli altri che giocano allo stesso livello, e quindi comunque il problema fisico ti porta a giocare in una situazione diversa e ti porta ad avere uno svantaggio, sia per questi fenomeni, perché Djokovic, Nadal, sono tutti fenomeni, nessuno dice, che però sull'infortunio a volte ci costruiscono un castello fatto di destabilizzazione dell'avversario, perché se io entro in campo, il povero Fritz ha giocato una partita sapendo non la posso perdere. Dentro la sua testa c'era questo mantra: come faccio a perdere con questo Nadal che è rotto? Come faccio a perdere con questo Nadal che è rotto? Nadal non stava benissimo, ma era in condizioni di giocare, e quando è contato ha fatto i parziali, lo ha fatti a fine, vi parlo con Fritz. Lo ha fatti a fine quarto set, l'ha fatto nel tie break del quinto. Quindi era in condizioni di giocare, ha ingigantito il tutto. Poi il fatto di aver giocato 4 ore con un leggero problema fisico ha portato il fatto che il problema fisico è diventato grande. Questo è per essere chiari su come la penso io su Nadal. Quando vi dico che ingigantisce è per questo, perché quando non si può giocare, non si gioca. E il fatto che si sia ritirato non è un superuomo, è un essere umano come tutti gli altri, e quando sta male davvero, anche lui le partite non le gioca. Questo è per essere chiari. Poi a me dispiace che Nadal non giochi la semifinale, dispiace per Nadal che poteva fare il Roland Garros, poteva fare il Grande Slam nonostante il comportamento discutibile nelle altre partite. Mi dispiace per il pubblico che paga un biglietto per vedere due partite e ne vede una. Mi dispiace per il torneo, perché perdere una semifinale non è perdere un primo turno per un organizzatore, è un po' diverso. Mi dispiace per gli sponsor, mi dispiace per chi ha fatto la pubblicità del torneo. Cioè, ci sono una serie di indotti per cui dagli ottavi in poi sarebbe meglio giocarle le partite. Però quando non si può, non si può. Passiamo al tabellone femminile. Tabellone femminile che ha visto la disputa delle due semifinali in cui la Jaber ha vinto tutto sommato abbastanza agevolmente, perché sì, è vero che ha perso il secondo set, ma ha dominato il primo e il terzo, ha vinto 6-2, 3-6, 6-1 contro Maria. Contro Tatiana Maria, la tedesca. Numero 103 del mondo, pensate un po', in semifinale a Wimbledon ci arriva una che è 103 del mondo. Questo vi dimostra il livello momentaneo del tennis femminile. E poi la Rybakina, che ha battuto 2-0, 6-3, 6-3 l'Halep. Ho visto uno spezzone di quella partita, veramente l'Halep
è una cosa imbarazzante, nel senso che non è mai riuscita a stare in partita se non a metà del qualcosa a metà del primo set e qualcosa a metà del secondo, ma ormai poi erano già scappati dalla stalla. Quindi finale tra la Rybakina e la Jabeur, una finale totalmente inedita, una finale totalmente imprevedibile, totalmente imprevista a Wimbledon. Vedremo sabato chi alzerà il trofeo. Dall'altra parte, nel maschile, Kyrgios aspetta il vincente di Djokovic-Norri oggi, che dovrebbe essere una partita abbastanza scontata, nel senso che il buon Djokovic dovrebbe battere Norri, credo, abbastanza agevolmente. Comunque, detto questo, ci vediamo per un breve video. Io stasera sono al lavoro, quindi il video sarà brevissimo, un breve video di commento della partita dell'unica semifinale che ci sarà a livello maschile. Ripeto, dispiaciuto per come finisce, perché a tennis bisogna perdere sul campo, però ragazzi, si conferma la mia tesi: quando una persona non ha uno strappo di 7-8 mm, 5 mm, non può vincere uno slam. Djokovic agli Australian Open, che ha vinto distruggendo tutti, non aveva uno strappo. Berrettini sì, perché si è ritirato, ma Djokovic no. Nadal a Parigi non stava al 100% della forma, ma non era una persona che non poteva giocare. Altrimenti, uno slam che si gioca 3 su 5, una volta ogni 2 giorni, se hai un problema fisico veramente, veramente frenante, uno slam non lo vinci. Imparate questa regola e poi diffidate da chi fa 40 miracoli in 3 settimane. Chi fa 40 miracoli in 3 settimane era perché aveva la possibilità di farli i 40 miracoli in 3 settimane, non perché è sceso lo Spirito Santo e gli ha fatto fare 40 miracoli, è perché non stava al 100%, e siamo tutti d'accordo. Nessuno vi dice che Djokovic allo Australian Open stava benissimo e Nadal stava benissimo. Avevano entrambi dei piccoli problemi fisici, ma dei piccoli problemi fisici, non problemi fisici che ti portano a uscire a dire che ho vinto il Roland Garros e non camminavo. Non l'hai vinto il Roland Garros non camminando, perché altrimenti il Roland Garros senza camminare non lo vinci. Questo è un dato di fatto. Poi che tu abbia avuto un fastidio ai piedi, che tu abbia avuto, ma tutta roba risolvibile. Cioè, Nadal ha vinto Madrid avendo avuto un infortunio nel quarto di finale scusate, Alcaraz ha vinto Madrid avendo avuto un infortunio nel quarto di finale con Nadal. È chiaro che Alcaraz le 2 partite dopo non le ha giocate al 100%, ma le poteva giocare. Un conto è non giocare al 100%, un conto è dire è rotto, non può giocare, ha fatto il miracolo. No, ha un leggero infortunio che gli permette magari di giocare all'80%. Ma può giocare, altrimenti fai la fine che ha fatto Berrettini, fai la fine che ha fatto Sinner, fai la fine che ha fatto ora Nadal. Ovvero fai la conferenza stampa e dici: signori, io purtroppo mi sono fatto male davvero e non posso giocare. Finché giochi vuol dire che non stai così male come vuoi far credere. Grazie a tutti, buona giornata e ci vediamo stasera.